Oggi diamo il benvenuto ad Antonio Filoni di Doxa e ad Eric Rollini di Mediacom e chiediamo loro di commentarci le evidenze emerse da un'indagine condotta da OVE e Doxa e presentata lo scorso 30 giugno durante il Summit OVE che verifica l'efficacia di brand integration e original production. Dalla ricerca è emerso che le produzioni originali lasciano un ricordo medio del 53% a fronte invece di un 24% delle brand integration. Quindi sia a Rollini che a Filoni chiediamo innanzitutto una lettura ragionata di questo dato, cioè cosa ci dice, e di fornire sì, delle dritte, degli highlights a chi produce contenuti di brand appunto per realizzare progetti di brand and entertainment sempre più efficaci e anche coinvolgenti. Allora, tra le righe del dato leggiamo che entrambe le cose sono estremamente efficaci, perché 24 o 53 sono dei numeri molto elevati che è difficile raggiungere con uno spot pubblicitario, nel senso più tradizionale. Però dietro le quinte c'è anche il fatto che si tratta di numeri grandi su popolazioni più piccole rispetto a quelle raggiunte da uno spot pubblicitario. Quindi fondamentalmente sono cose diverse. Quindi se vogliamo raggiungere dei risultati su una popolazione definita da un interesse, che è prettamente l'interesse per una trasmissione televisiva, per un concetto televisivo, se vogliamo raggiungere gli appassionati alla musica, se vogliamo raggiungere gli appassionati alla cucina, allora in quel caso è bene inserirsi all'interno di questi contesti con attività di brand integration. Se l'interesse che noi vogliamo coltivare non esiste, perché a noi interessano gli unicorni e non c'è una trasmissione che parla di unicorni, la dovremmo creare. Allora in quel caso gli appassionati di unicorni li collezioneremo lì. Recluteremo costruendo un original production che ne parla. Antonio, ci racconti qual è il panel su quale è stata effettuata la ricerca e quali altre evidenze sono emerse che appunto vanno a supporto di questi due percentuali, diciamo, sono diverse tra loro, ma evidenziano comunque una grande efficacia sia di entrambi i formati. Allora, partirei da questa seconda, così facciamo un po' di contesto. Noi abbiamo indagato su un paniere di utenti molto ampio l'efficacia di alcune brand integration e original production andate in onda negli ultimi mesi. Quindi abbiamo intervistato persone che sono state esposte a questi contenuti televisivi per verificare, prima di tutto, il ricordo, è il dato che abbiamo appena accennato, e poi verificare quali fossero le discriminanti che facevano poi capire quali elementi funzionano di più per far sì e dare indicazioni ai brand su quali eventualmente investire maggiormente. Quello che abbiamo scoperto sono tante cose, vedendo proprio differenze tra le due tipologie di branding entertainment televisivo, dove abbiamo sicuramente da porre maggiore attenzione quando facciamo delle integration, perché entriamo in un contesto non originale, non proprietario del brand, entra come un ospite, ma per funzionare deve essere il più possibile integrato, il più possibile una presenza anche distintiva, unica, rispetto invece all'original production, dove il brand, essendo lui il creatore, l'inventore anche della produzione, La ovviamente star. un ruolo assolutamente dovrebbe essere la star, e non solo il prodotto e il brand, ma anche il contesto. Perché? Perché sceglie di sposare un determinato valore, un determinato argomento, probabilmente perché già a fine rispetto all'integrazione. E qui diciamo che quindi è la sfida del brand, che non è banale in nessuna delle due strade. Come diceva prima Eric, ovviamente l'original production si sposa fortemente quando voglio parlare, a meno di non avere investimenti molto molto importanti, a magari delle nicchie difficilmente raggiungibili con il contesto televisivo attuale. Per cui io voglio parlare agli architetti, a un target molto piccolo e specifico, può avere senso, e lì assolutamente non è più il tema dell'audience totale, perché io sto parlando di un'audience potenzialmente molto piccola, ma molto molto interessante per me. Quindi non parliamo più di milioni di telespettatori che avrei colpito con uno spot o andando in un programma di successo in prima serata, ma le mie 20.000, 60.000 persone sono tutte persone che potenzialmente sono interessate al tema e sono interessate potenzialmente al mio prodotto. Domanda ad Eric. Innanzitutto volevo capire come Centromedia, no? Come Mediacom, quali
quali strategie di pianificazione per quanto riguarda i contenuti di brand voi consigliate alle aziende e soprattutto come stanno cambiando gli orientamenti di pianificazione, i contenuti di brand dei vostri clienti e come sono cambiati innanzitutto durante il lockdown e adesso in questo periodo di riapertura. Insomma, le aziende stanno tornando a investire, spingono sui progetti di branding e entertainment e soprattutto con quali obiettivi? Beh, allora, c'è da dire che molte produzioni si sono interrotte durante il lockdown, quindi diciamo che è un po' in stand-by la questione. Quindi parliamo in generale difatti noi l'analisi fondamentalmente si riferisce a prima del lockdown, cioè stiamo parlando della normalità. In una situazione di normalità, questo tipo di attività è un'attività crescente in termini di importanza, perché la brand che si vuole distinguere dai competitor ricerca questo tipo di attività. Quello che noi consigliamo ai nostri clienti è di seguire un filo conduttore. Per essere di successo bisogna essere integrati all'interno del programma e quanto più possibile unici, perché poi alla fine il consumatore non necessariamente presta tutta l'attenzione che noi immaginiamo, quindi alle volte ci incrocia furtivamente con lo sguardo mentre noi appariamo in TV. È sicuramente molto più efficace che una volta che si è scelto un territorio, che sia il territorio della musica o della cucina o degli architetti o degli unicorni, quello sia per lungo tempo, di modo che lo sposalizio è ben noto al consumatore, che anche distratto ci riconosce all'interno di quel contesto e dà una personalità chiara alla marca distintiva rispetto alle altre. Dunque, possiamo dire che branded content pianificati all'interno di programmi selezionati, quindi rivolte a dei cluster di target, o comunque contenuti di brand all'interno di contesti più ampi, magari di programmi a più ampio raggio, rivolti a delle audience molto più allargate, possiamo dire che sono più efficaci delle classiche pianificazioni pubblicitarie? No, sono entrambe efficaci, hanno degli obiettivi diversi. In un caso voglio contattare un focus target non sociodemografico e basta, con degli interessi. Nell'altro caso sono due cose molto diverse. Quindi è difficile dire, le brand possono sopravvivere senza, come ci sono brand che fanno bene e brand che fanno male. Sicuramente quelle che vincono sono quelle che quando scelgono questo tipo di attività non è sporadica, ma è una strategia di lungo termine, se no serve sinceramente a poco. Poi ogni cosa dipende sempre da quanto l'hai pagata, cioè nel senso che se me la regalano un'attività penso che la prendo comunque, a meno che non sia particolarmente negativa. Quindi è tutto sempre da bilanciare, obiettivi, target, dimensione del target e quanto mi costa sono tutte cose da... Fortunatamente la cosa è complessa, sennò noi staremo senza lavoro e purtroppo non possiamo. Posso aggiungere una cosa, nel senso che sono due cose veramente diverse, anche perché hanno e dovrebbero avere finalità diverse per una strategia completa di un brand. Perché, come abbiamo detto prima, lo spot, prima di tutto, è un 15-30 secondi in cui il brand è sia sotto protagonista, ma in un momento in cui spesso... e mi vuole dirlo, ma è così, l'attenzione anche dell'utente davanti alla televisione magari è un po' scema e quindi è lì la sfida di mantenere l'attenzione e essere eye catching in questi 30 secondi tutti miei. La brand integration o la original production è invece qualcosa in cui il brand si inserisce all'interno di un contesto di intrattenimento dove il programma è il protagonista ed è l'intrattenitore e il brand, se è integrato ed è all'interno un protagonista piacevole e di valore e di contenuto, può ovviamente essere, come diciamo, uno spot molto più lungo, molto più meno marchetta e anche facendo vedere magari dei valori e degli approfondimenti e magari anche della user experience in base al prodotto che è, cosa che in 30 secondi tendenzialmente è impossibile fare. In una strategia completa possono assolutamente, devono convivere. L'ultima domanda, siamo finalmente in una fase di ripartenza, si auspica che gli investimenti anche in brand entertainment da parte delle aziende ripartano, anche se in realtà da molte ricerche è emerso che anche durante il lockdown molte imprese, anche tante piccole e medie imprese non hanno rinunciato a investimenti in contenuti proprio di marca, no? Per far sentire vicine le marche, vicini i prodotti. E insomma, quali regole auree, quali così consigli vi sentite di dare alla PMI e alle aziende piccole, medie, grandi per
realizzare contenuti che diffondano mai come adesso i valori delle marche in modo efficace. Il primo consiglio che darei è di decidere con attenzione che cosa fare, perché poi abbiamo visto che al di là della mera awareness, l'awareness la si può ottenere semplicemente occupando dello spazio, la si può ottenere con un placement, occupando spazio all'interno di un programma si ha awareness, però questa non si trasforma in quello che ai marketing piace di più, che sono le vendite. Intention to buy, quindi è condizione necessaria ma non sufficiente quella di essere presenti all'interno di un evento televisivo. Bisogna appunto bisogna ragionare molto bene perché la brand abbia un certo livello di protagonismo senza eccedere nella innaturalità della situazione, però essendo protagonista e come dicevamo prima, se si sceglie un territorio, portare avanti quel territorio. Anche la cosa apparentemente sbagliata all'inizio, se portata avanti nel tempo, diventa giusta. Tra l'altro molti brand scelgono di legarsi al mood, al mondo e ai valori di influencer, addirittura di creators, comunque di personaggi che hanno grande seguito sui social, di follower e di fan, cercando pur, diciamo, nella volontà di mantenere i propri valori, la propria equity, no? Di abbracciare appunto il mood e i contesti di questi personaggi per acquisire una fan base o comunque un parco consumatore ancora più allargato, no? Sì, il testimonial è da sempre un facilitatore del ricordo, poi ha il difetto che lo devi pagare e poi ha il difetto che potrebbe cannibalizzare la marca, però in realtà... E poi c'è da dire che post lockdown ci sono tanti nuovi testimoni, ci sono tanti nuovi personaggi che sono emersi, anche tanti influencers che sono nati. Insomma, post lockdown c'è una certa, sia le brand che gli influencer, a discapito magari dello stato, sono diventati, hanno acquisito un ruolo anche di fiducia da parte sociale, perché hanno saputo dare delle risposte e si sono dimostrati presenti molto più. Per molte persone pensano che siano stati più presenti anche delle istituzioni nell'aiuto e nel dare energia. Questa cosa ce la dicono e sicuramente è qualcosa che cambierà il modo di comunicare nel senso del linguaggio e nel senso del personaggio utilizzati, sia in ambito di influencer marketing che in termini di creatività. E Doxa, su quali altri aspetti di questo mercato del branding entertainment accenderà riflettori a breve? Insomma, avete le antenne puntate su quali nuovi trend di questo mondo? Tanti, tanti aspetti di quelli che abbiamo indagato andranno un po' a verificarsi, perché quello che è accaduto durante comunque sia questi mesi ha avuto e avrà un impatto anche nell'autunno molto, molto grande. Certo. E quindi quello che appena detto Eric e che abbiamo discusso in questa bellissima chiacchiera è uno degli elementi che secondo me dovrà essere ribadito in più tavoli, e spero che i brand sempre di più riescano a mettere in atto delle strategie di lungo periodo, perché anche l'utilizzo degli influencer, dei testimonial, deve essere veramente non semplicemente legato a un personaggio famoso mi dà a breve tempo tanta visibilità, perché se quel personaggio non ha nessun valore associato a me, non ha una storia da raccontare in cui il mio brand emerge, va un po' a scemare. Per quanto riguarda quindi tutta la parte di brand entertainment, sicuramente ci saranno nuovi spero, sviluppi. Come Obe avevamo già indagato tutta la parte di video digitali, un trend sicuramente freschissimo, in particolare in Italia, perché all'estero non è più neanche poi così trend, perché ci sono già delle realtà assolutamente forti. C'è il mondo del podcast, quindi anche tutto quel mondo sarà una nuova area da indagare, su cui moltissime brand devono e dovranno andare a mettere occhio ed eventualmente andare a investire, perché le audience sicuramente cresceranno anche lì. E quindi è un bel paniere di opportunità per le aziende per comunicare oltre, come abbiamo detto, allo spot classico, che ovviamente fa tanto audience, quindi quando voglio parlare a tante persone è sicuramente la strada ancora migliore, perché la TV, e l'abbiamo visto durante il lockdown,
vince sempre, tant'è che l'unica cosa che è emersa trasversalmente, certo, abbiamo detto come Doxa, ma credo che anche i miei competitor non possano smentirmi, è il ritorno della televisione come protagonista. Ovviamente speriamo in un ritorno sempre più alla normalità, e quindi sappiamo che tantissimi altri media sono cresciuti e cresceranno, però diciamo che il brand entertainment in generale ha tante frecce al suo arco per poter aiutare i brand a comunicare in modalità differente, in modalità più ricca, e quindi arricchire proprio il loro storytelling, che è quello che secondo me hanno bisogno per diventare veramente degli asset sociali anche potenzialmente, perché è quello che le persone poi si aspettano dai brand. Bene, ringraziamo per questi loro insight Antonio Filoni di Doxa ed Eric Rollini di Mediacom, e per ADV Express TV è tutto, Elena Colombo.